Benvenuto quindi Don Antonio Zera, benvenuto a Baionas e buon lavoro. Cari colleghi, sappiamo che iniziare il ministero in una nuova parrocchia si connota con una sfida non sempre facile. Vi ringraziamo perciò per averla accettata e vi invitiamo a camminare insieme. Grazie. La nostra comunità parrocchiale di Cristo risorto vive un momento di particolare gioia e solennità perché riceve il nuovo parroco nella persona del presbitero Don Antonio. Il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente questa famiglia parrocchiale, annunciando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Pensate che una settimana fa, nel salutare la mia comunità di Azzano, ero senza voce. Adesso per arrivare da voi mi è venuta, è un buon segno. Il Signore si aspetta molto da noi. È questo il cominciare a camminare insieme perché il Signore ci mette insieme. Il Signore ci vuol bene e ci conduce su questa via, quella che anche Lui percorre con noi. E quindi grazie della vostra accoglienza, grazie del Vangelo che condividiamo insieme, grazie di tutto quello che faremo, che potremo fare perché il Signore ci conduce. Don Antonio, ricevi il pane e il vino per la celebrazione dell'Eucaristia. Oggi accogliamo anche a Baionas e questo vuole essere un piccolo segno per riportarlo con il cuore in Africa. Una scala, simbolo di un percorso che inizia oggi e che con il passare del tempo possa portarci a salire verso l'alto e a raggiungere nuove vette. Rendici aperti e disponibili verso i fratelli perché possiamo condividere i dolori e le angosce, le gioie e le esperienze. E progredire insieme sulla via della salvezza. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Signore. Scambiatevi un segno di amicizia, di affetto e di pace. Signore, io ti do la pace, pace a te. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco il Cristo, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Grazie Signore per il dono di Don Antonio e a Baionas. Noi giovani vi accogliamo con gli occhi della novità e della scoperta e vi ringraziamo fin da subito per quello che saprete trasmetterci. La comunità come segno di accoglienza dona a te, Don Antonio, un quadro con l'immagine della risurrezione, simbolo della nostra parrocchia. E a te, a Baionas, un quadro con l'immagine del crocifisso, simbolo della nostra fede e dell'amore di Dio per noi. Signore, con la tua grazia benedici la nostra casa.